No, nella Bibbia, soprattutto nella Genesi, ci sono molte informazioni che sono molto interessanti. Ad esempio, in Esodo, capitolo 3, al versetto 14, si legge: Io sono la via e voi non mi seguite, io sono la verità e voi non mi credete, io sono la vita e voi non mi cercate, se siete infelici non rimproveratelo a me. E Dio disse a Mosè: Così dirai ai figlioli di Israele, colui che si chiama Io sono, mi ha mandato da voi. E quindi qua c'è un concetto molto importante che è il concetto del Io sono, che è un concetto fondamentale. Quindi una delle caratteristiche, diciamo, principali, più importanti, una delle caratteristiche fondamentali che noi dobbiamo tenere presente è proprio il concetto del fatto che tutti i mistici ci hanno detto di sviluppare, tutti i mistici ci hanno detto di sviluppare è la nostra capacità di conoscenza di noi stessi, di io sono, chi siamo noi. Quindi questo è molto importante. Dobbiamo quindi, uno dei segnali principali è quello di andare alla ricerca di quello che è il nostro vero io e se esiste un io fondamentalmente, perché poi, ad esempio, nel buddismo ci fa capire che in realtà un io indipendente da tutti non esiste. Ora, dobbiamo imparare a sapere dove andare a capire chi siamo e quali sono le, diciamo, salute akami e quali sono le cose fondamentali che dobbiamo imparare nella vita. Dobbiamo tenere presente che l'autorità divina è un'autorità apparente, perché di divino non parla nessun testo sacro, fondamentalmente nessun testo sacro, diciamo, introduce pienamente un concetto di divino, ma la chiave del tutto è io sono, quindi sapere in realtà chi siamo veramente al di là delle apparenze, al di là di quello che i nostri sensi ci dicono, e noi spesso non riusciamo a comprendere questo, e io ti sto parlando di questo in questo momento, ma dobbiamo imparare a riconoscere veramente chi siamo se vogliamo essere felice. Il messaggio che proviene dai mistici di tutti i tempi è un messaggio che potrebbe essere definito anche abbastanza inquietante, perché diciamo bisogna trovare quella che è la chiave per aprire il segreto dell'essere, chi siamo in realtà. Questa è una delle domande più antiche che viene fatta. Chi saprà, diciamo, chi saprà, chi riuscirà a riconoscere chi è, avrà aperto, diciamo così, avrà, la conoscenza di tutto il potere del cielo e della terra. Come viene detto nella Bibbia, si aprirà la porta del regno dei cieli, perché la porta del regno dei cieli è proprio la via della conoscenza. E quello che gli Elohim o questo presunto Dio, che comunque è un Dio nefasto, un Dio negativo, non gli Yahweh biblico, ma comunque diciamo che nella Bibbia, nel Vecchio Testamento, forse non si parlava ancora di Yahweh, ma c'erano altri Elohim che volevano vietare all'uomo di sapere chi fosse, volevano vietare all'uomo di conoscere la realtà del bene e del male. E in realtà tutte le religioni monoteiste, dal cristianesimo, ma anche la religione islamica, anche la religione ebraica, sono religioni che non sono a favore dell'uomo,
Sono nettamente contrarie il Dio islamico, il Dio cristiano, il Dio ebraico. È un Dio che si oppone allo sviluppo dell'uomo, perché, come è scritto nel mito biblico, non voleva far conoscere all'uomo, diciamo, il suo vero essere. Quindi inibiva questa conoscenza. Ovviamente, se leggiamo la Bibbia, ci rendiamo conto, se leggiamo la Bibbia, ci rendiamo conto che non si trattava di una divinità, quindi non esiste un Dio divino nella Bibbia. Nella Bibbia non esiste Dio, ma lo stesso Dio non esiste anche nel Corano, e lo stesso Dio non esiste neanche nella Torah, che poi è la parte del Vecchio Testamento, il Pentateuco, ma semmai erano degli esseri che in qualche modo sono venuti, hanno agito sul pianeta Terra e hanno cercato di distruggere fondamentalmente. Allora dobbiamo tenere presente che noi abbiamo un grande potere, che è un'altra cosa che ci hanno detto tutti i mistici del tempo, che pensare è creare. Quindi questo è un altro concetto molto importante. Pensare è creare. Dobbiamo meditare su questo perché un pensatore è un creatore. E questa sera abbiamo, ricordo, la nostra tarologa esoterista Penelope Wengo alle 21 sul canale Massimo Teramasco, ma tanto alle 19 e 30, sempre 19:15, 19:30 sul canale Massimo Teramasco farò un'altra live, quindi mi raccomando, non mancate prima 19:15 o 19:30, sempre sul canale Massimo Teramasco, dove farò un'altra live su altre tematiche. Poi alle 21 ci sarà diciamo, l'intervista. Ma quindi diciamo che un pensatore è un creatore, egli vive. Chi pensa in un mondo di propria cosciente creazione. Quando tu sai che attraverso il tuo pensiero puoi creare la tua volontà, puoi creare un ambiente nuovo, puoi creare un mondo nuovo. Quindi queste sono alcune delle considerazioni che tutti i mistici fondamentalmente hanno fatto, anche lo stesso Gesù, se vogliamo, ma anche Krishnamurti, ma anche il Buddha, ma anche Osho. Vediamo quindi se è importante afferrare queste verità e renderci conto che noi dobbiamo imparare a, come dire, a gestire i nostri centri di intelligenza per ottenere dei risultati. E dobbiamo imparare anche. Se vogliamo sapere chi siamo, dobbiamo meditare su cosa sia la coscienza che potrebbe apparire un qualcosa di collegato a noi, però ad un'osservazione più impegnativa, diciamo, possiamo renderci conto che la coscienza è, se vogliamo, un bagliore, un'interdipendenza tra tanti elementi. E questo è anche un concetto che è stato espresso da Giordano Bruno, un altro pensiero molto importante. Io sono il tutto sono io. Questo cosa significa? Che dentro di noi c'è l'universo e noi siamo l'universo. Ed è il concetto che spiego ogni tanto io di chi si lamenta di quando si trova nel traffico, non si rende conto che fa parte del traffico. E l'uomo, diciamo, è stato creato, se vogliamo, dagli Elohim o dagli Anunnaki, a loro immagine e somiglianza. Però ci hanno voluto tenere, se vogliamo, ci hanno voluto tenere all'oscuro, e allora dobbiamo riappropriarci di queste conoscenze mancanti, dobbiamo riappropriarci di queste potenzialità che noi abbiamo. Ho detto che pensare e creare è veramente importante.
Spesso però noi non pensiamo perché altre persone mettono i pensieri dentro di noi e quindi questo è un concetto fondamentale. Se vuoi sapere chi veramente sei, devi in prima istanza diventare padroni di tutti quelli che sono i tuoi pensieri. Ricorda che siamo stati fatti all'immagine e somiglianza di una forma di intelligenza, però una forma di intelligenza che in qualche modo ci ha castrati, una forma di intelligenza che in qualche modo ci ha, diciamo, ci voleva tenere all'oscuro di quelli che erano i nostri poteri, ad esempio il potere della creazione. E in realtà alcune altre forme che apparentemente sembrano negative, sembrano nefaste, come viene rappresentato nel mito o nella crescita dei tarocchi, in realtà sono forme abbastanza evolute. Se noi prendiamo ad esempio la simbologia dei tarocchi, troviamo che la carta numero 15, che è una carta molto evoluta, diciamo, non è ancora arrivata alla perfezione, al mondo, è la carta del diavolo. Il diavolo è una carta che rappresenta di fatto un'entità favorevole all'uomo, un'entità che in qualche modo ha voluto, era vicina all'uomo e voleva donare, diciamo, all'uomo la conoscenza del bene e del male. E la conoscenza di quelle che so, di quelle che sono, di quelle che potevano essere le sue radici, il suo potere. Vediamo nei tarocchi, ad esempio, la carta del diavolo rappresenta un po' questo, anche se può essere intesa come una carta manipolatoria, però questa entità rappresenta la capacità di liberazione dell'uomo. Che poi in realtà, anche da un punto di vista biblico, erano degli Elohim, che però erano favorevoli, possiamo dire, non erano fuori controllo o comunque non erano contrarie al reale sviluppo dell'essere umano. E questo è molto importante da prendere in considerazione, se noi vogliamo, diciamo, acquisire, perché. Noi siamo l'universo, quindi questa è un'altra frase molto importante che diceva Sai Baba diceva io sono Dio, anche tu sei Dio. La differenza tra me e te è che io so di esserlo e tu non lo sai. Quindi io sono e anche questo, io sono Dio, ma il Dio è il Dio dell'universo, noi siamo parte dell'universo. Siamo parte di questa reazione, come possiamo dire, di questo vuoto quantico e la creazione del vuoto quantico. Ora dobbiamo tenere presente che il creatore, diciamo, originario, cioè l'universo, è di fatto l'unico pensatore. Se io penso, ho la possibilità di ricreare, ho la possibilità di, diciamo, di costruire, ho la possibilità di vivere un mondo. Nel cervello, il nostro cervello, più che un simulatore di realtà, è un emulatore di realtà che è in grado di creare una sua realtà. Quindi questo è veramente un concetto importante. Impariamo a diventare a dominare i nostri pensieri, perché nei testi sacri, quelli che vengono chiamati sacri, sacro non è un qualcosa di mistico, sacro significa separato e era scritto, ad esempio, in principio era il verbo era Dio e Dio era il verbo. Quindi il pensiero, questa vibrazione energetica, e oggi con la fisica quantistica è la fluttuazione quantica del vuoto. Un altro concetto molto importante, il concetto di vuoto,
che è la cosa che ci fa più paura, perché la paura più grande che abbiamo è quella del ritorno al vuoto, perché consideriamo la morte come di fatto un ritorno al vuoto, ma il vuoto è creatore, quindi questo ritorno al vuoto si rimanifesterà in qualche altra forma. Nella fisica quantistica, ad esempio, le particelle appaiono e scompaiono, ma andando al vuoto, diciamo, si riformano. Quindi la morte, da un certo punto di vista, è taumaturgica, perché cura questi corpi che piano piano diventano ammalati. Però dobbiamo imparare a distaccarci dal nostro corpo, imparare a distaccarci da quello che è anche il nostro io, che di fatto non esiste, no? Nel buddismo ci sono alcune cose che è essenziale imparare in questa vita per affrontare meglio la morte. La prima cosa è il distacco. Il distacco che tra l'altro serve anche nella seduzione, poi fondamentalmente, ma distaccarsi da cosa? Beh, distaccarsi dagli oggetti materiali, tra i quali anche il nostro corpo, distaccarsi dall'idea di essere autonomi, di essere delle entità separate da tutto il resto. In realtà noi siamo in interdipendenza e copartecipi di tutto il resto. Quindi, come dire, questo può toglierci potere, ma da un'altra parte questa conoscenza, che credo facesse parte proprio della conoscenza che gli Elohim volevano impedirci, è la conoscenza del bene e del male. Cosa che tutte queste religioni ci hanno voluto negare, perché di fatto la religione, come diceva, mi sembra, Karl Marx, è di fatto l'oppio dei popoli, perché le religioni, e oggi col termine religione, come dire, non si intende soltanto le tre religioni principali, ebraismo, cristianesimo e islam. Ma la religione è anche questi modi di pensare, questo pensiero unificato, questo pensiero del mainstream, questo pensiero unico, ci vuole fondamentalmente stupidi, ci vuole ignoranti, cioè ignorare davvero una vera e corretta visione della realtà. Perché ovviamente, come gli antichi Elohim volevano mantenerci ignoranti per comandarci meglio, per guidarci, per impedirci di fare delle scelte, impedirci di pensare, anche oggi noi abbiamo a che fare con le religioni, tutti i surrogati delle religioni che cercano di impedirci di pensare. Impedirci di pensare in che modo? Beh, ad esempio, ideando questa fantastica fantasia di un'entità creatrice esterna a noi. Perché è evidente che se tu crei l'idea che esiste, tra virgolette, un Dio, un'entità, chiamalo come vuoi, che è esterna a te, tra l'altro che ha una sua personalità, un modo di essere, un modo di fare, beh, allora noi siamo delle semplici marionette, no? Diverso è il pensiero che è anche poi il pensiero che ha avuto, l'intuizione che ha avuto Giordano Bruno, del fatto che noi siamo l'universo, noi siamo, se vogliamo chiamarlo Dio, chiamiamolo Dio, noi siamo Dio e quindi abbiamo il potere di Maya, come dicevano ad esempio nell'induismo, il potere di Maya è il potere della creazione. Quindi noi possiamo trasmutare, diciamo, noi possiamo trasmutare, intanto saluto un po' di persone, saluto Mafalda, Rosy, Cormi, Stella, Roxy, Green Apple, non so se l'ho saluto prima, Betty Cottage, Piera, insomma un po' di persone che forse non avevo salutato prima, comunque salutiamo tutti perché ero preso, Cami, ero preso da quello che stavo dicendo e quindi questo è molto importante. Quindi dobbiamo tenere presente che la parola è fondamentale, la parola è fondamentale. Quindi non dobbiamo cadere diciamo, non dobbiamo assolutamente cadere nella tentazione di credere a un Dio esterno a noi, perché la più grande mistificazione di tutte le religioni è quella di pensare a un Dio esterno a noi, un Dio che ci ha creato, un Dio che in qualche modo diciamo, ci ha reso, di fatto ci ha reso schiavi, perché poi
L'intento di tutte le religioni è fondamentalmente quello di renderci schiavi, quello di renderci incapaci di pensare. Incapaci di pensare è la parola, il verbo, no? Perché nei testi sacri, sacro significa separato, ci sono tutte le informazioni, il principio fu il verbo. E quindi prendiamo in considerazione l'idea sia di Krishnamurti, ma anche l'idea di Giordano Bruno, ma anche l'idea di altri, diciamo, grandi pensatori, come ad esempio Osho, che dicevano fondamentalmente che noi siamo Dio, io sono Dio, e l'unica cosa è che spesso non sappiamo di esserlo. Quindi non c'è differenza tra noi e una divinità. Salutiamo anche Chris, salutiamo anche Pink, e dobbiamo tenere in considerazione questo. Quindi la vera liberazione, la vera cosa sconvolgente, diciamo, che hanno detto tutti i mistici, che hanno detto tutte le persone e che è anche scritta in tutti i testi sacri, è che l'uomo è fondamentalmente non alla pari con Dio, ma è esso stesso Dio, soltanto che hanno cercato di tenercelo nascosto, chi ci voleva rendere schiavo. E quindi viene tutto sovvertito, ad esempio il diavolo che viene visto normalmente come una figura negativa, in realtà, ad esempio nella Bibbia, era la figura a favore dell'uomo, perché il diavolo, il serpente tentatore, era nient'altro che uno degli Elohim che voleva, diciamo, far sì che l'uomo fosse alla conoscenza dell'albero della vita, alla conoscenza del bene e del male, quindi alla conoscenza del reale, alla conoscenza del suo vero essere. Perché chi, come Giordano Bruno, ha conoscenza del suo vero essere non ha paura. Infatti, pensate che Giordano Bruno avrebbe tranquillamente potuto abiurare la sua idea. E invece ha accettato tranquillamente di finire torturato, di finire al rogo, perché lui sapeva che di fatto non sarebbe stato potuto essere ucciso, ma la sua dipartita sarebbe stata soltanto una trasformazione o eventualmente un dissolversi nella luce, come la metafora della goccia che si diffonde nel mare, ma resta sempre goccia. Questo è un altro punto molto importante perché i nostri pensieri, quello che noi pensiamo, possono attivare delle forme pensiero cosmiche, quelle che vengono chiamate forme pensiero, e le forme pensiero hanno una potenzialità molto alta, come diceva Mafalda, esattamente come Giovanna d'Arco. Anche lei aveva queste conoscenze, queste consapevolezze, che sono consapevolezze per dire le cose come, diciamo, diceva anche Nietzsche, che vanno al di là del bene e del male. Quindi il nostro pensiero, se è un pensiero unito, ad esempio, genera delle forme pensiero che riempiono il pianeta e riempiono il pianeta di una sostanza che si chiama vita. Dalle forme pensiero, da questa forma pensiero nasce un potere vivificante, se vogliamo, che ci porta a un livello di vibrazione superiore. Quindi non dobbiamo pensarci come separati da quello che potremmo definire una divinità, un Dio, non dobbiamo sentirci separati dall'universo e non dobbiamo di fatto sentirci separati da tutte le cose, le situazioni che ci circondano, perché questa tendenza al duale, questa tendenza alla separazione, questa tendenza di quello che viene chiamato l'io e il mio nel buddismo è la fonte poi di tutte le sofferenze. È ovvio che noi siamo stati tenuti, un saluto a Elena, noi siamo stati tenuti in scacco da tutte le religioni che da più di, che ne so, 2000-3000 anni, ma sicuramente anche prima. Un'altra cosa molto interessante è che questa probabilmente
non è sicuramente la prima civiltà, non è sicuramente questa la prima civiltà dell'essere umano, non è sicuramente la prima civiltà dell'essere umano che noi troviamo, diciamo, sulla Terra. Sul pianeta Terra, ci saranno state infinite civiltà. E che in qualche modo, proprio per la mancanza di questa consapevolezza, per il fatto che sono state tenute all'oscuro di tutte, di tutto, di tutte queste caratteristiche, si sono autodistrutte, perché la distruzione dei corpi fisici è avvenuta grazie alle religioni. Pensiamo alle guerre di religioni, sono state le cose più nefaste, più negative che si sono trovate. E invece di fatto noi siamo indistruttibili, immortali e perfetti, soltanto che questo non ci è stato negato di saperlo. Quindi, se parliamo di parte divina, noi siamo parte della divinità. Un altro concetto interessante è quello del Gan Eden, quello che viene chiamato Eden, che in realtà era stato semplicemente, noi lo definiamo come paradiso terrestre, ma in realtà è stato semplicemente un laboratorio dove sono state svolte le pratiche più nefaste, diciamo, di costruzione dell'essere umano. Sicuramente ha, come dire, a somiglianza degli esseri umani. Ed è proprio dal Gan Eden che, anziché essere un paradiso terrestre, era un recinto, era una sorta di prigione, era una sorta di luogo dove gli adamiti venivano imprigionati non dagli Elohim, non dagli Elohim negativi, e il diavolo, la figura simbolica del diavolo, è stata quella figura che ha cercato di liberare, diciamo, da questa situazione. E in quest'ottica, diciamo, cambia un po' tutto. Quindi è molto importante imparare a esercitare la propria mente, uscire fuori dal controllo nel quale siamo stati buttati e imparare ad usare la nostra mente, imparare ad usare i nostri pensieri. E imparare a sviluppare l'idea dell'io sono, renderci conto del fatto che fondamentalmente, come diceva Giordano Bruno, noi siamo parte dell'universo, l'universo è parte di noi. Come diceva Sai Baba, io sono Dio. Come diceva Osho, diciamo, non sono mai nato e non sarò mai morto. Perché anche qua, questo concetto di Osho è un altro concetto molto importante. Del fatto che ovviamente se non esiste la morte, non esiste neanche la nascita, perché, come dire, quindi Osho affermava di non essere nato e non essere morto. No, oggi è festa, nessuna lezione. La lezione, l'ho detto, che non ci sarà, riprenderà giovedì. Giovedì ci sarà la lezione. Quindi questo è da tenere presente. Quindi, anzi, ricordo a tutti che chi volesse andare sul mio canale Massimo Taramasco e iscriversi al canale, abbonarsi al canale, a lunedì e giovedì, eccetto i giorni di festa, perché giovedì ripartiremo con le lezioni sul mentalismo. Quindi giovedì ripartiamo con il mentalismo, però ci sarà la live alle 19:30. Alle 19:30, 19:15, 19:30 farò una live, e giovedì alle 18:45 ripartiamo con le lezioni sul mentalismo. E poi dopo il mentalismo ci saranno altre cose. Mentalismo significa nella capacità di leggere nella mente delle altre persone. Sono tutta una serie di strategie, quindi chi volesse seguire queste lezioni può semplicemente andare sul canale Massimo Taramasco e abbonarsi Quindi questo è un po' un concetto fondamentale, no? Però l'appuntamento è diciamo alle 19:15, 19:30 sul canale Massimo Taramasco per un'altra live. Quindi imparate a liberarvi dal gioco delle religioni.
Dobbiamo dare vita alla nostra anima e questo è il messaggio più sconvolgente, diciamo, che di fatto tutti i mistici hanno comunque comunicato, tutti i mistici ci hanno fatto sapere e teniamo presente che, come dire, noi dobbiamo imparare, dobbiamo assolutamente imparare a riconoscere, ad avere la conoscenza del bene e del male, perché la conoscenza del bene e del male, la conoscenza di questo finto dualismo è quello che vogliono inculcare, è quello che tutte le religioni, tutte le divinità cercano in qualche modo di mettere nella nostra testa, anche chi si sente ateo, ma comunque è condizionato da questo pensiero dominante. Frutto di tutte le religioni, almeno delle religioni principali, no? Delle tre religioni monoteiste, che sono quelle più schiaviste, se vogliamo, e sono quelle anche che sono l'ebraismo, il cristianesimo e la religione islamica, che hanno sempre cercato di dominare l'uomo attraverso tutta una serie di regole, tra l'altro insulse, no? Regole insulse. Pensate ad esempio all'interno della religione cristiana, non so, i testimoni di Geova che hanno 2000 precetti, no? Perché tutte le religioni, ad esempio, hanno cercato di controllare la nostra energia, ad esempio l'energia della sessualità. È ovvio che, come dire, la sessualità è, come dire, un'energia creativa, d'altra parte l'energia creativa, crea la vita, chi te la tiene sotto controllo, ti tiene sotto controllo. E come diceva Mafalda, e come diceva anche prima di Mafalda Karl Marx, la religione è di fatto l'oppio dei popoli, perché religione significa rilegare. E invece dobbiamo imparare a liberarci, ad avere una mente libera, che non significa non avere spiritualità, perché le religioni non sono spirituali, sono prevalentemente immanenti, sono il contrario della spiritualità, quindi impariamo a pensare, a diventare padroni dei nostri pensieri, perché i pensieri potranno creare la nostra realtà. Impariamo a liberarci, diciamo, da tutti questi fardelli, da tutti questi vincoli, da tutti questi blocchi che in qualche modo sono stati inseriti dentro di noi da probabilmente esseri che non sappiamo se sono ancora sul pianeta, ma che comunque non sono di origine terrestre. Per capire questo è anche molto semplice, no? Capire che l'essere umano è stato comunque, tra virgolette, creato da attività di ingegneria genetica. Se pensiamo ad esempio al fatto che le donne non riescono a partorire naturalmente perché il bambino nasce con la testa troppo grossa, diciamo, rispetto al bacino della donna, e sono delle caratteristiche che la natura non avrebbe mai sviluppato da sole, e quindi praticamente è evidente che noi siamo il frutto di ingegneria genetica. Però questi, tra virgolette, creatori in realtà non sono così buoni, ci hanno creato per avere, tra virgolette, degli schiavi, quindi è giunto il momento di ribellarci. E quindi per dire, visto che io mi chiamo Massimo, per dirla come direbbe Massimo Decimo Meridio, no? Nel Gladiatore, al mio segnale scatenate l'inferno. Dobbiamo liberarci da tutti questi fardelli, dobbiamo liberarci da tutti questi vincoli, da tutti questi blocchi che in qualche modo ci condannano a essere schiavi, fondamentalmente. Bene, e